È un Pescara che esibisce ancora il cartello lavori in corso, quello visto all'opera nell'amichevole di sabato col Napoli. Tutte le valutazioni vanno ponderate col fatto che il Delfino deve essere ancora completato e con lo spessore notevole dell'avversario e quindi con il divario tecnico esponenziale che c'era tra le due squadre, senza dimenticare che la squadra di Spalletti proprio questa domenica giocherà la prima di campionato, dunque più avanti nella preparazione, più pronta. Il Pescara però è in divenire, la prima cosa che è saltata agli occhi e la necessità di mettere a posto i sincronismi difensivi con una linea superata troppo facilmente quando ha provato ad alzarsi e mettere in fuorigioco gli avversari. In attacco, al di là del lampo della traversa di Frascatore sugli sviluppi di una palla inattiva, il Pescara ha fatto molto poco, pur avendo creato in alcuni casi delle discrete premesse. Le azioni si sono arenate negli ultimi 25 metri e non solo per la bravura dei difensori di Spalletti. Tra i giocatori che hanno destato impressioni favorevoli ci sono Cancellotti, che si è applicato bene pur giocando in un ruolo non proprio suo, quello di braccetto destro. Bene anche il primo tempo di Zappella, che sovente ha provato a spingere. Male Nzita, svagato e distratto in difesa, mai visto in fase d'attacco. Se l'è cavata con un po' di esperienza Drudi, nonostante l'errore in disimpegno sul secondo gol e la mission impossible di contenere Osimhen. Memusciai e Pompetti hanno fatto bene la loro parte, male invece il tridente, in particolare con Marilungo in evidente ritardo e Bocic sin troppo timido. Tra i giocatori entrati nella ripresa, ampiamente sugli scudi, il baby portiere Sorrentino, in mena di prodigi sugli avanti del Napoli, i cui tentativi si sono quasi tutti infranti contro i guanti dell'estremo della primavera. Circa gli ultimi due arrivati, debutto nella ripresa per Ingrosso, il portiere Di Gennaro è rimasto in panchina. Un vero peccato le diverse assenze che hanno impedito ad Auteri di verificare fino in fondo il lavoro fin qui svolto. Out Ijanes, De Marchi, Diambò e Di Grazia, esordio rinviato per Ferrari. Alcuni di loro Auteri conta comunque di recuperarli in vista del match di Coppa Italia di giovedì sera all'Adriatico Cornacchia contro l'Olbia, un test ancora più veritiero perché contro una pari grado, anche se sulla carta destinata ad un torneo diverso da quello del Pescara. Fanno rumore le assenze dei separati in casa, Galano e Busellato, per i quali il presidente Sebastiani nel dopogara ha avuto parole piuttosto pesanti. Una frattura difficile da ricomporre se i due calciatori non andranno via. Una presenza in organico che può condizionare anche il mercato in entrata, circa il quale il DS Luca Matteassi ha fatto il punto subito dopo il test di Castel di Sangro. Sì, sicuramente altri 2-3 giocatori arriveranno e siamo convinti che faremo un ottimo campionato. Galano e Busellato non convocati per questa amichevole, i giocatori partiranno se ci sarà la possibilità? Se ci sarà la possibilità, sì, se non ci sarà la possibilità, no, magari uno dei due partirà, uno rimarrà, dipende, però sicuramente anche quando fai le partite queste amichevoli, campionato, quello che è, ci vuole tutta gente convinta che sia attaccata a questo progetto, altrimenti non ha senso, insomma, far giocare determinati giocatori. I giocatori non sono convinti di restare, da quel che si è capito? Non sono convinti, i giocatori sono qua da qualche anno, noi vogliamo cambiare il più possibile, vedremo se ci sarà l'occasione, bene, altrimenti rimarranno a Pescara. Direttore, per chiudere, è arrivato Di Gennaro, ma probabilmente voi siete alla ricerca anche di un altro portiere, la strada che porta a Pigliacelli resta ancora aperta? Ma io penso proprio di no, è arrivato Di Gennaro e abbiamo scelto Di Gennaro, che poi conosce anche bene come gioca il mister, perché è stato un suo giocatore a Catanzaro, quindi siamo contenti di aver preso lui e non vedo, anche perché dietro poi c'è Sorrentino che è veramente un 2002 che poi esplode da un momento all'altro.